Parto dal presupposto che tutti gli italiani, gli interlocutori come te, siete cattolici. Questo, subito, di partenza. Nemmeno avete parlato, nemmeno avete detto il nome, tu sei un cattolico. Tu credi in aberrazioni, tipo Maria la madre di Dio, Dio non può avere una madre, e altre aberrazioni. Di conseguenza tu sei cattolico e l'altro preconfezionamento che hanno di te, sei occidentale, sei europeo. Se sei europeo, come tutti gli europei, sei un cristiano, ma non tutti gli europei sono cristiani. Vedete, noi spesso sentiamo che noi condanniamo i musulmani, li giudichiamo, li pregiudichiamo, ci facciamo di loro delle, abbiamo delle idee precluse, ma loro ne hanno molte di più, eh? Quindi dimmi, alza la voce. Vorrei chiedere una cosa, siccome io lavoro con molti musulmani, no, riparla di nuovo. Vorrei chiedere una cosa, siccome io lavoro con molti musulmani, no, e a me mi ci blocca parlare con loro, mi blocco automaticamente quando loro e mi dicono che hanno un odio con gli ebrei. Allora a me, io mi blocco e evitiamo altri discorsi. Sì. Questo secondo me è un pilastro, perché che hanno loro è una cosa che hanno tanti musulmani e non, ideologia, questa ideologia. E non mi danno spiegazioni, perché appunto hanno, lì si parla, rientra nel contenitore della ideologia. Dice, io non sono che parlati di ideologia, ma di salvezza. Se mi permetti, mettiamo da parte la politica, gli ebrei, tu hai bisogno di salvezza domani, non oggi, non parlare di ebrei, e la rientra lì nell'ideologia. Allora, il fatto che tu sia già occidentale, tu sei già tacciato di essere un pagano, e questa è un'offesa. Le generalizzazioni sono europeo, pagano, europeo, cristiano, tutto quello che segue. Gli europei e i cristiani sono anche le soubrette alla televisione, quelle sono cristiane. Le sorelle qui che non hanno nulla da spartire con certi modi di vivere, voi siete paragonate, siete viste come quelle là, le soubrette alla televisione, vestite in quel modo, nude, magari pure delle soubrette che fanno certi film spinti, pure col crocifisso qua, col crocifisso, capite? È un segno. Io quello là, io sarei proprio molto serio, severo, non ti è lecito portare il crocifisso, perché c'è tanta gente qui in Occidente che non si configurano cristiani così come te. Allora, tu sei tacciato, tu vieni generalizzato, è necessario che tu guadagni il rispetto adesso. Non hai rispetto, non godi di rispetto, nel senso, perché non sei una persona giusta. Non sei una persona giusta, religiosamente non sei a posto, ai miei occhi, come musulmano. Hai bisogno di guadagnare rispetto, credibilità, per avere il mio ascolto. È giusto, no? Anche noi ci vorremmo aspettarci le stesse cose da un delinquente che parla di fede cristiana. Dice, momento, tu mi parli di fede cristiana. Sei appena uscito di galera, hai fatto 3 omicidi, vai tutte le notti con qualche lucciola. Momento, non sei credibile, giusto? Allora questa persona dovrebbe guadagnare il rispetto, il nostro rispetto, per essere ascoltato. Vabbè, stessa cosa anche i musulmani. È necessario, obbligatorio, non è facoltativo, che tu ti presenti come cristiano evangelico. Tu presenti l'etichetta. Noi non viviamo sull'etichetta, non ci basiamo sull'etichetta, ma loro hanno le idee tanto confuse che non hanno bisogno soltanto un esempio per seguire poi un esempio. Questo se, noi diremmo, no, non è importante l'etichetta, ma è importante dare l'esempio per poterci far seguire.
Va bene, va benissimo, ok, ma con i musulmani è importante l'etichetta. Ti presenti come cristiano evangelico, non sei cattolico, è obbligatorio, ve lo dico proprio personalmente, metto tutta la voce fuori, è obbligatorio, altrimenti ogni cosa bella che dirai quando esci da questo seminario oggi, ben fatto, proviene comunque da un cattolico e sei cattolico, non meriti nessuna fiducia, va bene? A priori. Hai fatto il corso da Francesco Maggio, loro non lo sanno che tu sei un cristiano evangelico, sei un cattolico, basta, non ti ascolto, punto. È obbligatorio presentarti. Sai, il Corano ci presenta come la gente del libro. Ah, ok. Non cattolici. Io sono europea o sono europeo, ma non condivido la vita immorale di tutti questi che tu conosci cristiani. Non sono cristiani, è importante. Adesso vi faccio uno spaccato, perché l'Islam si reputa moralmente superiore basandosi sulla esteriorità, non su quello che è nel segreto del tuo cuore. E l'Islam configura tutti gli abitanti occidentali come appunto cristiani. Quindi, per parlare con loro è importante essere qualificati come persone giuste. Quando un musulmano normale pensa ad una persona integra, si immagina un musulmano praticante, non è un altro. Un musulmano praticante è una persona integra, perché sulla esteriorità fa vedere che lui applica tutto quello che Mohammed ha fatto e detto. Poi di notte, quello che farà di notte o quello che medita nel cuore, non è importante. Chiunque non è almeno musulmano è considerato un infedele. Vi sto dicendo come leggono. Vi faccio lo spaccato, non sono delle offese, però questo è quello che pensano. E quindi un bestemmiatore, chi non è musulmano, perché attribuisce ad Allah il figlio di Dio, è un bestemmiatore. La prima distinzione dei musulmani più comuni è: non c'è altro Dio, e Allah è il creatore e nient'altro. Significa in pratica una netta divisione di ogni Dio che non sia Allah. Non ci può essere un altro Dio, c'è solo Allah. Noi parliamo di Yahweh. Dovete parlare di Yahweh. Queste affermazioni sono sufficienti, quindi i cristiani non sono giusti perché sono politeisti nella loro essenza. Politeisti vuol dire che hanno diverse divinità. Purtroppo tanti cattolici hanno altri santi, santini, è una lista innumerevole, e questi fanno parte dei politeisti, non di te. Ma loro non lo sanno. Quindi il Corano afferma che Allah è il creatore del mondo, ma anche dell'uomo, ma nello stesso momento rifiuta ogni possibilità di potersi calare, scendere nella forma di un uomo. I musulmani affermano che soltanto Allah è il Dio dell'universo. Significa che al primo impatto loro non ci vedono come persone giuste, integre, perché abbiamo diverse opinioni su Dio. Però non ce lo dicono apertamente, vogliono ascoltarti, magari ti ascoltano, ma hanno già i loro preconcetti. Sei un pagano. Allora qui bisogna cambiare l'opinione negativa dell'interlocutore, quali siamo noi, in un desiderio di ascoltarci, di bramare. I primi sono i cinque pilastri.
Noi siamo cristiani evangelici, abbiamo dei pilastri, abbiamo non 5 ma anche 10 pilastri della nostra fede, e lì avete già trovato i risultati poco fa. Vedete? Piano piano si collegano gli anelli. Oh, i pilastri. Avete pilastri voi? Mai sentito parlare? Ma quali pilastri? Cambia la prospettiva. State per diventare ascoltatori giusti. State ora diventando persone giuste. Guadagnate la fiducia in questo modo. Ci vuole del tempo durante il dialogo. Nel momento che voi elencate i pilastri della vostra fede, lui riconosce che credete in un solo Dio, un etrino, credete in un unico libro, la Bibbia, eccetera, eccetera, eccetera. Dice, questo qui non l'ho mai sentito un cristiano così. Veramente. Cominciano a bere da te. Cominciano a bere. Dice, ma pensavo che erano tutti come tutti cattolici. No, no, no. Guarda, ci siamo almeno 500.000 persone in Italia così come me. Diventa diverso, no? Quando le persone mi chiedono a me, i musulmani, se sono musulmano, perché parlo molto bene, e mi dicono, va là, Francesco, ma sei proprio un uomo timorato di Dio tu. Per essere perfetto ti manca di diventare musulmano. Sì, sì, sono veramente fissati, sono fissati. Allora io dico, no, io non sono musulmano, sono cristiano, ma già dire cristiano, dice, ah, oh mamma mia, sei come tutti gli occidentali. No, sono un cristiano timorato di Dio, della Bibbia. Sono un cristiano timorato da Dio della Bibbia, del Dio della Bibbia. Ah, è diverso. Perché anche loro sono timorati. I musulmani direbbero, ana khafu Allah, io temo Dio. Akhafu. Quindi a questo punto non rientri più nella schiera dei occidentali che fanno tutto e non nel nome della loro fede cristiana. Io sono cristiano, non soltanto timorato di Dio, ma non sono un bestemmiatore, non sono un infedele, perché affermo che Dio è un Dio uno e trino. Ribadisci la tua verità, il tuo pilastro. Ribadisco che il nostro Dio rivelato nella Bibbia è uno e trino. E se ha qualcosa da obiettare, non sto obiettando a quello che affermi tu, perché viene comunque da una selezione di verità che secondo te è il Corano. Io ti sto parlando della Bibbia. Tu non hai mai letto la Bibbia? No! Quindi prima di tacciarmi da infedele, dobbiamo almeno accettare che tu fai un percorso di leggere la Bibbia con me. Altrimenti sono proprio voglia e desiderio soltanto di affossare l'altro, di calunniare l'altro e nient'altro. E fai quindi piazza pulita del tuo interlocutore. Se qualcuno a priori vuole soltanto condannare il fatto che perché sei occidentale non meriti di essere ascoltato, anche se dici che sei timorato di Dio, beh, allora a questo punto hai davanti uno che vuole solo polemizzare. Passa al prossimo che sta cercando il Signore. Non andare lì a rovinarti la salute. Allora io rispondo così quando sono curiosi, ma non vado da lui dicendo, attenzione, io sono un cristiano timorato di Dio. Dico, io sono un cristiano evangelico. E se vuoi la domenica ti faccio vedere come adoriamo, non abbiamo statuine, immaginette e non abbiamo nient'altro. Noi possiamo pregare ovunque, non abbiamo bisogno di una moschea o una chiesa, possiamo pregare ovunque, anche in casa nostra, anche per strada. E questo somiglia al loro modo di fare. Ah, ma allora
sono davanti a una persona, in un modo o l'altro fa come noi, ti vuole ascoltare. Stiamo guadagnando il diritto di ascolto, il rispetto di quello che stai per dire. È questo che ci interessa, no? All'inizio abbiamo fatto la lista delle cose che vorremmo raggiungere oggi. Però non vuol dire che siamo del tutto irreprensibili ancora. Non siamo del tutto irreprensibili. Ricordate, l'Islam è una religione esteriore. Abbiamo fatto confessione che solo in Cristo possiamo ristabilire la relazione con Dio Padre, al nostro amico musulmano. Vi ricordate i cinque pilastri, no? Siamo salvati per fede, per grazia mediante la fede. Abbiamo comunione, relazione diretta col Padre tramite Gesù Cristo. Quindi hai fatto questo, hai detto questo. E questo ti permette di avere più rispetto. Hai dimostrato le tue convinzioni. Ecco il punto, il tema è questo. Devi esprimere le tue convinzioni. Purtroppo, amici, fratelli e sorelle, siamo in una società tollerante che è contraria a chiunque. Poi i musulmani li mettono da parte e non li vogliono affrontare. Quando affrontano altri occidentali che dichiarano le loro convinzioni, vengono tacciati di chiusura, vengono tacciati di razzismo, vero? E questo ci ha condizionati, no? In certo modo. Ti senti condizionato? Con i musulmani tu non puoi offenderli se non sei, se sei concreto e naturalmente sei decisamente convinto delle tue presupposte di fede, non puoi che fargli piacere. Non sei visto né razzista né precluso. Quando tu affermi le tue convinzioni, non potrai offenderlo, ma guadagnarlo. Quindi è obbligatorio essere, affermare con convinzione. Fa niente quello che lui dirà dopo. Dice, tanto tutto quello che stai dicendo parte dal presupposto del Corano. Io ti sto parlando della Bibbia, che tu non l'hai mai letto forse, no, non l'hai mai letto. E allora è lui in difetto, giusto? Spostate voi il problema su di lui, perché il problema è lui. Perché voi un corso sull'Islam lo state facendo, state cercando di capire gli interlocutori. Lui nemmeno quello. Quindi spostate il problema su di lui. Io ho cercato di capirti, tu non cerchi di capire noi, come facciamo a capirci di cosa stiamo parlando? Giusto? E quando tu inizi a conoscerti da vicino, a sentirti parlare da vicino, hanno dubbio, un dubbio su di te, su di me. Questi non sono come gli altri. Gli altri. Prima di te hanno incontrato i cattolici che bestemmiano dalla mattina alla sera. Prima di te hanno incontrato i testimoni di Geova che hanno detto altre astrusità. Ora incontro un uomo che è integro dentro, ma devi farlo vedere anche da fuori per loro, per guadagnare rispetto. Ok? Perché loro si basano sull'esteriorità. E poi, dato che la loro religione in sostanza dice che coloro che fanno buone opere andranno in paradiso, una volta che ci hanno conosciuto, distribuire qualche pacco di alimentare, qualche opera, abbiamo fatto delle opere buone rispetto ai migranti che arrivano dall'estero, dice noi almeno noi europei facciamo del bene, distribuiamo pacchi alimentari a chiunque. In un certo modo queste persone provengono comunque da un retaggio lontano, ancora rimasto lontano, cristiano. E non lo facciamo soltanto agli occidentali cristiani, lo facciamo anche ai musulmani, nonostante ci bombardano e via. Ma ora, gli ultimi tre blocchi. Cosa fa esteriormente di te una persona inizialmente credibile, accettabile, giusto davanti a Dio?
Primo, la preghiera. Pensano che non pregate, che non preghiamo. Quindi ribadire che noi preghiamo e come preghiamo, non 5 volte al giorno con delle formulazioni già preconfezionate, ma preghiamo portando il nostro cuore in ginocchio davanti al Signore, con parole nostre, e non soltanto 5 volte. Ogni momento del giorno noi preghiamo e non facciamo digiuno. Il nostro digiuno non è soltanto dal cibo, ma digiuno dal peccato. Parlate di questo digiuno, il digiuno dal peccato. Le tentazioni ci assalgono, ma noi facciamo digiuno non dal pane, ma dal peccato. Noi non indulgiamo verso le tentazioni della carne. Quando io parlo con i musulmani delle cose di Dio, dico spegni la sigaretta, e la spengono subito. Non mi piace, parliamo di cose spirituali e tu hai la sigaretta accesa. L'ho fatto fino all'altro ieri, questo qui la spengo subito. Ancora era lunga, doveva essere fumata. Voi potete esercitare l'autorità spirituale sui musulmani. Siete voi che prendete in mano, siete voi che avete il ruolo di essere correttori di un percorso cristiano, anche esteriormente, iniziando esteriormente. Spegni la sigaretta quando parliamo di Dio. E la spengono, sai? Non perché io sono il malandrino, lo faccio in un modo minaccioso. Stiamo parlando delle cose di Dio. Per favore, spegni la sigaretta. La spengono e quello guadagna rispetto, io guadagno rispetto nei suoi confronti. L'altro ieri ho incontrato un musulmano postmodernista, significa un musulmano che ritiene che nemmeno il Corano, mi diceva, è la verità. Allora, se sei musulmano, qual è la tua verità? Io ho la mia formulazione di verità. Alla fine però, dopo un'ora, ha accettato di pregare nel nome di Gesù affinché lui si avvicini alla verità biblica. È già stato un passo notevole. Lui non voleva nemmeno il DVD di Jesus, è andato via senza il DVD del film Jesus, Gesù, ma ha pregato con noi, ha detto accetti che preghiamo con te, chiediamo al Signore che ti aiuti, va bene. Eravamo in due, l'abbiamo abbracciato, abbiamo pregato con lui. Poi non siamo persone del tutto irreprensibili perché mangiamo la carne di maiale. Voi non dovete temere di dire che mangiate carne di maiale. A chi non piace il salame? Io vado pazzo per il salame. Vado pazzo per il salame, lo mangio mattina e sera. Dico, guarda, io mangio pane e salame, non sai che te perdi, gli dico io. Dovete sdrammatizzare con loro. Perché, vedi, voi vi appellate, voi vi fate un riferimento a una legge di Levitico trasmessa al profeta Mosè. Ma voi sapete che nel deserto, in mancanza di niente, vi mangiate la carne di cammello. Vi fate delle belle cotolette di carne di cammello. Nella legge rivelata a Mosè, tra gli animali impuri, non c'è soltanto il maiale, ma c'è anche il cammello. Quindi se tu, amico musulmano, ti appelli alla legge, e mi stai dicendo che io manco la legge, quando tu fallisci su un punto della legge, fallisci su tutti i punti. Quindi benvenuto, vieni a casa mia e ti facciamo un bel panone di salame con un bel bicchiere di vino. Dovete sdrammatizzare. Perché ci sono dei missionari o dei cristiani che per timore di offendere il musulmano, benché mangiano carne di maiale, diranno come faccio, dai, permettiamoci questa bugia, stendiamo un velo pietoso adesso su questa cosa. No, non mangio carne di maiale. Ah, va bene, allora possiamo parlare di religione. Ma amici, anche se tu non mangiassi il salame, o anche se lo mangiassi, se affermi che non mangi il salame per guadagnare l'ascolto, stiamo, con tutta sincerità, senza renderci conto, presentando un Vangelo che strizza l'occhiolino proprio a loro. Un Vangelo basato sulle opere. Come stride
Il pilastro secondo cui siamo salvati per grazia mediante la fede. Quindi ci troviamo che volendo fare il bene e volendo guadagnare l'ascolto del nostro collega di lavoro, del nostro amico musulmano, ci rendiamo non solo ridicoli a noi stessi, perché neghiamo quello che siamo realmente, no? Ma anche stiamo portando avanti un messaggio che stride col Vangelo della grazia. Quindi siamo obbligati ad affermare: io mangio carne e salame, e come? E non sai che te perdi. E non sai che te perdi. Loro si mettono pure a ridere. No, perché dobbiamo stare attenti che per non offendere gli amici musulmani non diventiamo portavoci di un Vangelo che invece non ha nulla che contiene la grazia, ma anzi il legalismo.